pro e un contro di quello che hai sentito? Ma diciamo che il pro è sicuramente la novità dell'iniziativa. Il contro è che di fronte alla mia domanda che non ci fossero costi aggiuntivi per la produzione non ho avuto una risposta del tutto precisa, ma penso verrà approfondito. Pro è sicuramente un modello nuovo in un mercato che effettivamente sta vivendo parecchi cambiamenti. È un modello che io ritengo possa essere un modello diverso e quindi sicuramente potrebbe, proprio perché è diverso e c'è bisogno di cambiamenti, potrebbe avere dei risultati importanti e delle performance utili al mercato stesso. Contro, al momento non ho grandi cose da sottolineare come aspetti negativi, perché effettivamente quello che ci hanno detto rientra nella normale attività di una nuova realtà distributiva. Aspetto a dare dei giudizi definitivi, di incontrarli e di capire bene nel dettaglio quali saranno i loro progetti. Mi ha fatto piacere questo incontro così allargato. Devo dire che la partecipazione è stata massiccia e quindi vuol dire che c'era molto interesse. Il pro è che è un'iniziativa nazionale. Per la prima volta si parla su un territorio che è tutta l'Italia e non a macchia di leopardo come normalmente si agisce nel settore della distribuzione italiana. I contro non lo so ancora. Una cosa è certa, abbiamo capito cosa non sarà un consorzio. Dobbiamo capire bene quali sono gli strumenti e i sistemi che potranno essere utilizzati per fare sell out, perché mi pare che il primo obiettivo che si pone questa nuova società, la REI, sia proprio quella di fare sell out, e sarà interessante capire come pensano di farlo e quali sono gli strumenti che verranno utilizzati e verranno messi a disposizione di noi industrie. Quindi diciamo che nel complesso mi sembra una bella idea. È ancora presto, Giancarlo, per dirlo, nel senso dobbiamo capire meglio tanti aspetti che oggi forse non era la sede per chiarirli. Qualche dubbio c'è ancora? Vabbè, ce ne sono tanti, a cominciare dal fatto che per esempio è stato detto che compreranno Comoli e Megawatt, ma per esempio da chiarire se continueranno a comprare attraverso la fatturazione centralizzata di Elex, perché fino ad oggi gli acquisti che queste due aziende fanno nei confronti dei fornitori che aderiscono alla fatturazione centralizzata vengono veicolati attraverso Finelex. Quindi ci sono una serie di cose da approfondire, da chiarire, che credo saranno fatte poi singolarmente, che consentiranno poi di capire i meccanismi di funzionamento di questa operazione, che in sé è molto interessante. Quindi certamente mi aspetto, come dicono loro, che possa generare delle cose interessanti per il mercato e per il nostro settore. Ma un progetto sicuramente interessante, quantomeno vale la pena valutarlo in tutti i suoi aspetti. Oggi abbiamo visto alcune informazioni, ci sono state date alcune informazioni che sicuramente utili per valutare il progetto nel suo ambito. Rimangono alcuni temi da sviluppare che rimanderemo negli incontri che ci saranno poi individualmente nelle prossime settimane. Ma intanto lasciami fare i complimenti a loro per il progetto. Credo che ogni iniziativa in questo periodo vada guardata con positività e quindi mi complimento con loro per essersi messi in gioco. Un pro e i contro sono tutti da valutare dopo. Oggi abbiamo avuto una parte delle informazioni che servono per verificare se questa cosa funziona. Se hanno studiato bene il meccanismo di dare un beneficio a tutta la filiera, a tutti i componenti di questo business, credo che funzionerà. Dipenderà dall'idea nel concreto e dalle persone che la metteranno in atto. Sono fiducioso, vedremo. È difficile fare delle valutazioni conclusive dopo una presentazione comunque che è stata completa per la parte commerciale, per come sarà poi il rapporto con la società REI a livello di gestione sell out. Non conosciamo ancora i contenuti relativi invece a quello che ci verrà chiesto in termini di quello che ci sta dietro a questo rapporto. Quindi sicuramente oggi è una giornata che ci interessava
così sfruttare per capire meglio questo progetto. Sicuramente abbiamo le idee più chiare, sono due partner con i quali collaboriamo apertamente su tutti i fronti, quindi c'è la massima fiducia in quello che stanno per fare. Le valutazioni positive e negative le potrei fare dopo che ci siamo visti con loro seduti a questo famoso tavolo e ci saremmo detti un po' le cose un po' più con precisione. Ma allora, dal punto di vista sicuramente dei vantaggi, indubbiamente vedo che ci possono essere degli aspetti positivi nel cercare di aggregare quei distributori, quelle imprese medio-piccole che hanno difficoltà a stare sul mercato, e quindi cercare di dare tutta una serie di servizi che normalmente riuscirebbero a fatica ad avere o comunque a mettere in piedi all'interno delle loro aziende. Dal punto di vista degli svantaggi, chiaramente sono ancora tutti da scoprire, nel senso che mi aspetto ora di vedere come si relazionerà questa azienda sul mercato rispetto al posizionamento dei prodotti, prezzi, al produttore, ai consorzi stessi. Quindi insomma è una nuova impresa e man mano cercheremo di capire e di valutare quello che accadrà. Sicuramente ben vengano i cambiamenti, se questi ovviamente portano dei benefici a tutti, alla filiera intera. Beh, intanto si tratta di cominciare ad approfondire, quindi oggi io vedrei positivo tutto ciò che fa partire qualche iniziativa nuova con stimoli diversi che possono andare a favore un po' di tutta la filiera elettrica. I contro, io voglio sperare che non ce ne siano, quindi li scopriremo solo vivendo, come ha scritto anche il noto giornalista. Non si poteva non aderire a questo invito, a questa iniziativa, diciamo, portata avanti da due dei principali attori del mercato italiano. Usciamo da questo incontro con le idee un po' più chiare, anche se non completamente ovviamente chiare, ma credo che sia nell'ordine delle cose che questo avvenga. Io sono, credo che ancora una volta le due società che hanno ideato questa novità abbiano centrato nel segno, nel senso che abbiamo capito bene che non è un consorzio, abbiamo capito bene che servirà a diciamo fornire logistica e finanza a delle aziende che in questo momento potrebbero avere in quei punti una criticità. E credo che, come tutte le idee geniali, sembrano naturali, ma non ci ha mai pensato prima nessuno, no? Quindi voglio dire, credo che questo sia ancora una volta lo spirito che ha animato questi due imprenditori, queste due famiglie. Ancora una volta l'innovazione si dimostra che si può fare anche in momenti di crisi come questo, in momenti difficili. Ma di buono ho sentito senz'altro una nuova iniziativa, mi sembra una cosa interessante, una cosa non ancora proposta in Italia, perlomeno nel mercato elettrico. I dubbi sono come realmente poi nel concreto si svilupperà questa cosa, questa iniziativa, cioè quali risvolti avrà nel concreto nel lavoro di tutti i giorni. Questi sono, diciamo, un po' i dubbi maggiormente che vorrei chiarire poi con chiaramente la direzione di REI. Queste sono un pochettino le cose. Ma sicuramente mi sembra un'iniziativa molto interessante che smuove il settore e finalmente propone qualcosa di nuovo. Ora si tratterà di vedere ovviamente nei prossimi mesi lo sviluppo, la capacità di aggregazione e di vantaggi effettivi che porteranno poi i vari associati. Però decisamente in un settore dove c'era bisogno forse di fare un qualcosa di nuovo mi sembra una ottima iniziativa. Ma, direi che l'iniziativa è sicuramente un spessore molto interessante per la logica con cui hanno descritto qual è la finalità. Mi è piaciuto l'intervento anche della dottoressa Coda quando dice che questa è veramente la volontà di un riscatto all'italiana, quindi che l'Italia veramente si metta in discussione nella sua organizzazione strutturale e distributiva e che consenta di poter essere un antagonista forte nei confronti di quelle che sono le strutture oggi internazionali. A questo proposito io, visto che noi come Gevis siamo un'azienda italiana, quello che chiedo è che ci sia la possibilità veramente in questo caso di difendere l'italianità attraverso anche delle accordi, diciamo, delle condizioni, diciamo, di acquisto verso i produttori italiani, quindi che i produttori italiani in questo caso vengano favoriti. Ma stiamo a vedere, l'iniziativa è valida. E mi piace il mantenimento della componente di rapporto con le agenzie, quindi del lavoro sul territorio, e poi Megawatt e Comolifrari sono due super aziende molto serie
vediamo, stiamo a vedere. Beh, sicuramente tra i pro un'iniziativa italiana in un momento difficile. Un potenziale contro, o meglio un potenziale interrogativo, è quanto nel caso si allungherà questa catena? Il quesito non è ancora stato chiarito, ancorché posto, verrà sicuramente chiarito nei prossimi incontri.